La scienza non può sciogliere alcun mistero sull'universo, perché la scienza non si pone troppe domande. Anzi, a ben vedere, la scienza non si pone nemmeno le domande giuste. La scienza nasce dall'esigenza di dominio dell'uomo sulla natura, più che dalla volontà di comprensione profonda della natura. Ed ora, con la sua inseparabile compagna, la tecnologia, la scienza è giunta a livelli mostruosi e distruttivi. La scienza, rispetto alla realtà dei fenomeni, si trova nella situazione in cui, se si scoprisse che per muovere le montagne vale la preghiera, abbandonerebbe i suoi studi e le sue ricerche tradizionali e quelle sulle macchine per dedicarsi alle orazioni, senza indagare ulteriormente. In fondo, questo è ciò che accade con la meccanica quantistica, il cui diktat è zitto e calcola. Di questa scienza nessuno ne comprende niente, ma siccome funziona, va bene. Ben diverso è il discorso con la filosofia, che, ribadiamo, non ha nulla a che vedere con alcun processo storico, né con la società che cambia nel tempo attraverso la scienza e la tecnica. La filosofia ha a che fare con il cuore dell'uomo di tutti i tempi, il quale deve dare la risposta al dramma della vita, al dolore cosmico, alla mancanza di amore, alla finitudine di tutte le cose e alla morte. Pertanto, la verità filosofica esula dalle differenze del tempo e dello spazio, ed è sempre la stessa. Di conseguenza, dal suo punto di vista, non si guadagna e non si perde nulla se si era vissuti ieri, o se si vive oggi, oppure si vivrà domani, ed anche se si vive in India, in Cina o negli Stati Uniti. Quello che vi è di essenziale rimane identico e accomuna tutti i tempi e tutti gli spazi, ed è la sofferenza della vita, il male del mondo e la morte. L'uomo ha erroneamente pensato che con la scienza e la tecnica avrebbe eliminato tutto questo, mentre si può dire con certezza che, sebbene da un lato scienza e tecnica abbiano migliorato la vita dell'uomo sulla Terra nel suo complesso, dall'altro l'hanno terribilmente peggiorata, distruggendo per di più le istanze superiori del suo spirito, fino a degradarlo ad una condizione di non uomo. Con ciò non si è allontanato il dramma dall'umanità, anzi, per certi aspetti, lo si è acuito, alienando gli esseri bipedi rispetto allo scopo essenziale della vita, che è fare della sofferenza il significato più elevato, un significato etico, spirituale, ascetico.